Dolce Nera in compagnia del nostro Nicola Stefoni. Vai Nicola, sbizzarrisciti. Qui con me Emanuela, Dolce Nera. Finalmente dopo 3 anni è arrivato questo nuovo album. Ci hai fatto un po' tremare perché la gestazione è stata un po' lunga. Come mai? Beh, io mi prendo i miei tempi per vivere, riflettere, guardare la realtà e poi scriverla, trascriverla, no? Questo è il compito di un cantautore. Non mi piacciono queste regole dell'apparire sempre per forza, altrimenti il pubblico si dimentica di te. Mi prendo i tempi che ci vogliono e poi dopo mi prendo la responsabilità di questa scelta, no? Ma adesso sono contenta di stare qua a Bologna perché la maggior parte la lavorazione di quest'album l'ho fatta qui a Bologna. Ti abbiamo visto più volte in giro per i portici bolognesi, può è essere? Vero, confermi. È vero, confermo. Ma a proposito di questo discorso, diciamo dei tempi dell'artista, no? Com'è avere l'album, diciamo, tutto per sé per un così lungo periodo, perché in fondo lo scrivi, lo gestisci tutto, e poi darlo in pasto al pubblico, cioè il momento in cui esce, come ti senti? Proprio in pasto, se lo mangiano, sì. Diventa ogni canzone non è più tua, diventa di chi l'ascolta, ognuno ci sente quello che vuole. È chiaro che il tuo primo desiderio sarebbe riuscire a comunicare tutto quello che ti ha portato a scrivere quella canzone lì, ogni parola, il peso di ogni parola, il peso di ogni strumento messo nell'arrangiamento, e c'è questa mia ansia e voglia di comunicare e condividere questa cosa, ma me la tengo per me questa ansia, perché alla fine ognuno prende ciò che vuole, nel senso, io racconto tanto, ma ognuno poi alla fine prende quello che vuole, l'emozione che preferisce. Va bene, allora state lì entrambi, sia te Nicola che Dolce Nera. Perché? Perché ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa e poi torniamo. Abbiamo ancora un po' di cose da chiedere, no Nicola, alla nostra special guest di oggi. Allora facciamo una cosa, ci dobbiamo ricollegare proprio con il nostro Nicola Stefoni, che è in compagnia di Dolce Nera. Vai Nicola. Ascoltando ad esempio io Ci vediamo a casa, no? Un pezzo di qualche anno fa. E 2012. Ascoltando adesso invece i tuoi nuovi brani, si avverte, almeno secondo me, un diverso approccio all'ansia. Cioè, mentre in Ci vediamo a casa io vedevo una certa, non dico rassegnazione, o comunque una certa preoccupazione. Rabbia. In questo, senza speranza, rabbia. Esatto, invece questo nuovo album è come sì, ok, l'ansia per il futuro, diamoci una mossa però, cioè agire è la cosa migliore per evitare di essere sopraffatti poi da quest'ansia che tutti abbiamo, poi che l'ansia del futuro, dai, adesso chi più chi meno, sì, è una cosa normale. No, ma tutti, ho ragione, hai pienamente ragione, tutti in tutti i settori. Anche ogni settore è colpito dalla crisi, ogni settore ci si deve reinventare, provare a, anche chi non c'è un settore deve inventarsi, e quindi sì, quella rabbia lì si è evoluta in voglia di fare, in voglia di credere a un progetto ancora, nel sentimento che dice non esiste un salvatore, non c'è nessuno si può salvare, o siamo noi. Non c'è nessuna canzone piano e voce in questo album? No, quelle che c'erano le ho tenute fuori. Questo era un album fondamentalmente pieno di energia. Alla fine il risultato, alla fine del lavoro, quasi un concept album, vuoi sì, per la tematica, vuoi per il sound. Siccome aveva tutto un sound così, non ho voluto toccare quel momento di energia, energetico, al quale dopo stava già succedendo un altro momento, invece un po' più di intimità, ma era già un'altra fase, e quella fase la riserverò per dopo, o capirò come si evolverà dopo, non lo so mica ancora adesso. Allora io ti ringrazio tantissimo, special guest lo chiudiamo qua, ultima cosa, il tour arriva a fine anno e inizia l'anno prossimo. Ti ringrazio ancora, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie davvero. E noi l'aspettiamo ovviamente nella nostra regione con gli appuntamenti dal vivo. Grazie a Dolce Nera per essersi fermata qui a State Comodi, grazie anche al nostro Nicola Stefoni. Le canzoni della tua vita. Radio International.